Si dice che San Valentino sia stato martirizzato, ma ci sono diverse versioni sulla sua storia. Alcuni credono sia stato decapitato perché aiutava le coppie cristiane, all'epoca perseguitate, a sposarsi. Sebbene Papa Gelasio I abbia messo in dubbio la sua vera identità, San Valentino diventa ufficialmente una festività. Il poeta Geoffrey Chaucer definisce la festività come un giorno speciale per gli innamorati. Queste parole ispirano il duca di Orleans a scrivere una poesia per sua moglie dopo essere stato imprigionato, diventando il più antico messaggio di San Valentino. Verso la metà del XVIII secolo si diffonde l'usanza tra amici e amanti di scambiarsi segni di affetto e messaggi scritti a mano. Esther Howland, considerata la madre della festa di San Valentino, è la prima a produrre biglietti di auguri di San Valentino. La festa è celebrata in tutto il mondo con oltre 100 milioni di rose e 1 miliardo di biglietti di auguri spediti ogni anno, di cui 1 migliaio destinati a Verona e indirizzati a Giulietta di Shakespeare. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.